Giornalista e conduttore televisivo, è appena partita l'avventura con il Cacciatore dei Sogni su Rai 3 e Replay dal 13 gennaio, quindi fresco fresco, Stefano Buttafuoco. Complimenti, perché sei partito alla grande. Beh, che dire, allora, io nasco giornalista sportivo con gli ESPN, poi ho fatto tanti anni di news e soprattutto di vita in diretta. Sentivo l'esigenza di fare qualcosa di mio, di personale, e questo programma nasce infatti da una mia esperienza personale forte con famiglia. Ho avuto a che fare con il mondo della disabilità e pensavo che mancasse uno spazio in Rai dedicato a questo tema, soprattutto pensavo che mancasse uno spazio dedicato a questo tema fatto in un certo modo. Io ho cercato di usare un linguaggio che non avesse niente a che fare né con un linguaggio pietistico né con un linguaggio da supereroe. Il mondo della disabilità va trattato in maniera autentica, quindi io ho cercato di raccontare delle storie di persone che hanno fatto i loro punti di debolezza, i loro punti di forza, cercando un po' di ribaltare tanti stereotipi legati a questo mondo. Per cui io dico sempre che questo è un programma che parla di vita, non è un programma che parla in maniera diciamo pietistica della situazione di tante persone, anche perché queste persone hanno un grande vantaggio, cioè loro riescono a godere di piccole gioie, di piccole conquiste. In questo senso il messaggio del programma è quello lì di dare una forza non solo a chi, rispetto ai protagonisti di queste storie, non ha la forza di reagire come loro hanno avuto, ma anche alle persone che invece non hanno nulla a che fare con questi temi, ma che invece magari hanno difficoltà a godere di certe gioie della vita quotidiana. Quindi il Cacciatore dei Sogni, da questo punto di vista, per me è una grandissima conquista, vale più di un programma più importante o più altisonante. Bravo. Ti premierà? Sono già stanco. Francesca Pigianelli, ideatrice del Roma Videoclip Festival, del premio Anna Magnani e vulcanica amica da un po' di anni. Come 25. No? Tu fai parte del nostro comitato d'onore dei premi più prestigiosi, premio Anna Magnani, premio Roma Videoclip, la 20ª edizione. E anzi, proprio quest'anno saranno 50 anni dalla morte di Anna Magnani e insieme a Fabrizio stavamo pensando proprio di poterlo portare questo premio qui al Campidoglio. Segna. Quindi, però sono orgogliosa veramente di assegnare questo premio a un grande amico, un grande professionista, nonché anche il conduttore del premio Anna Magnani, ma perché lo merita, perché ama le sfide, ma dà molto anche per il sociale, sia perché a livello personale, ma proprio perché è un grande. Poi state attenti, perché poi lui dà anche di box. Bene, un grande applauso, perché se lo merita con tutti i complimenti, sta andando alla grande. Grazie Francesca ha sempre fatto il tifo per me, ha sempre fatto il tifo per il sociale. Grazie Stefano Buttafuoco, grazie Francesca Pigianelli. Grazie, bravi, complimenti a tutti, grazie. Un altro grande professionista.